Carissimi fratelli e carissime sorelle, amici e voi tutti che ci seguite su questo programma e su questa rubrica che si chiama Cristianesimo e Islam a confronto. Oggi parlerò sulla cronaca appena avvenuta a Trento. Leggo sui giornali, oggi 24 giugno, si legge sul terrorismo islamico. Da Trentino erano pronti a compiere un attentato in Italia per l'organizzazione dello Stato Islamico. Fermati due giovani. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo del pubblico ministero emesso dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di due giovani censurati, un uomo e una donna indagati per associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Potete sempre andare sulla rete e confrontare. Leggo: si erano addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi in nome dell'organizzazione terroristica Stato Islamico. Secondo i piani criminosi, dopo aver commesso l'attentato, entrambi si sarebbero dovuti recare in Africa per unirsi all'organizzazione ISIS. I carabinieri del ROS, con il supporto del Comando Provinciale Trento, del gruppo dell'intervento speciale del raggruppamento investigazioni scientifiche, il 15 giugno scorso, hanno eseguito un provvedimento di fermo del pubblico ministero emesso dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di due giovani incensurati, indagati per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. Non vogliamo soltanto parlare di questi due giovani nati in Italia, erano al momento dell'arresto perfettamente, apparentemente integrati nel mondo della scuola e nel mondo del lavoro. Due perfetti italiani che parlano naturalmente il dialetto locale, sono cresciuti da bambini nei nostri parchi, per dire adesso, perfettamente integrati come ogni italiano. Uno non si aspetterebbe che cresciuti, educati qui con la scuola, forse anche il processo della loro provenienza religiosa islamica poteva essere corretta e forse anche affievolita. Non è stato così come tutti pensano, come le cronache riportano. Non ci soffermeremo nel commentare la cronaca, amici, o forse per commentare quello che è accaduto, né ci soffermiamo su quelle molle di spinta psicologiche che avrebbero spinto questi giovani ad aggredire gli italiani, sperando di aggredire gli italiani. Dobbiamo fare piuttosto un passo indietro per iniziare a capire. Dobbiamo mettere questa cronaca in un contesto storico. Dunque, sentiamo dire che c'è il velato pregiudizio contro i musulmani, che poi non è tanto velato, dell'islamofobia, che da alcuni decenni sta emergendo in diversi paesi europei. E il problema relativo dell'islamofobia è iniziato, e lo sappiamo meglio tutti quanti, l'11 settembre del 2001. E poi è aumentato gradualmente negli anni, finché si è inasprito, anzi, durante gli ultimi 20 anni, dovuto ai grandi crimini che sono stati perpetrati in Europa dall'ISIS. Non soltanto nel Medio Oriente, ma anche in Europa. Ci sono state varie stragi collettive nelle nostre strade europee. Anche per non dimenticare la strage dei giornalisti di Charlie Hebdo nel 2015 a Parigi, le stragi all'aeroporto di Bruxelles, in Francia, in Germania, quando allora c'era il loro capo di ISIS, che si chiamava al-Baghdadi, il quale è noto ormai a tutti, ordinò ai suoi fan, ai suoi seguaci, di accoltellare in Europa le persone, di ucciderle per strada con accoltellamenti, sparandoli o colpendoli in vari modi. Cronologicamente, lo Stato Islamico però non è sorto un bel giorno così. Uno si è svegliato la mattina,
ma è l'ultimo di una lunga serie di movimenti terroristici del mondo musulmano, che questi movimenti puntano al ritorno dell'Islam puro, che è il ritorno dell'Islam del profeta e dei quattro califi ben guidati che si chiamavano i Rashidun. Oltre agli ISIS abbiamo visto anche attentati terroristici dai Shabab, dai Boko Haram, e questi non si vergognano di affermare che vogliono costringere tutti quanti ad accettare la Sharia, con la lapidazione delle donne prostitute, il taglio della mano ai ladri, eccetera. Nel frattempo però l'ISIS ha conquistato sia in Africa che in Medio Oriente un territorio, dicono gli esperti, che sommandolo potrebbe essere come la Gran Bretagna. Questo Islam sostiene di condurre un jihad contro un ampio spettro di nemici come gli sciiti, gli yazidi, i cristiani orientali, i cristiani occidentali, le popolazioni dell'Europa, le popolazioni dell'America, migliaia di musulmani che vivono al di fuori del Medio Oriente hanno iniziato la migrazione verso i paesi dove l'ISIS sta raccogliendo adepti, e questo si chiama Hijra in arabo. Sono partiti per ritrovarsi insieme con gli altri e vengono dall'Estremo Oriente, dall'Australia, dall'Europa, dall'Italia, da varie parti del mondo per trovarsi con gli ISIS e combattere contro gli infedeli. In cambio, per i combattenti, in caso di morte, c'è la promessa del paradiso. La chiamata a unirsi all'ISIS è una chiamata universale. Successivamente poi quelli che rispondono all'appello verranno aiutati per raggiungere lo Stato Islamico nei paesi di Siria e di Iraq. Lo Stato Islamico prospera grazie alla costante pubblicità sui media, e quello che desidera è creare paura e terrore, e non si fanno problemi, non si nascondono. I combattenti trattano le ragazze, le prigioniere in modo barbarico, le schiavizzano, le torturano, le vendono al mercato. La loro retorica ha portato migliaia di uomini come risultato a lasciare i loro paesi e unirsi con loro a combattere contro i kafirun. E quindi vengono istruiti, insegnati come combattere, come usare le armi, come usare le bombe. Molti di questi giovani uomini sono partiti dall'Europa occidentale, per anche dai paesi balcanici, l'Albania, la Macedonia e dal Kosovo. Tuttavia la maggior parte di essi proviene dalla Bosnia e Erzegovina. E lì lo Stato Islamico continua ad arruolare ogni mese migliaia di volontari in tutta Europa, però. Per i seguaci dello Stato Islamico, il loro leader, che è morto, Abu Bakr al-Baghdadi, ucciso durante un blitz da un comando di soldati americani sotto la regia del loro presidente Trump, questo Baghdadi è morto fisicamente, ma è rimasto comunque vivo nella vita interiore di molti musulmani fanatici. I suoi proclami, le sue sfide, i suoi inviti a uccidere i pagani, ecco. Quindi non è stato messo del tutto fuori combattimento, fisicamente sì. Ora, i seguaci di Abu Bakr al-Baghdadi portano le bandiere che portavano i musulmani abbasidi dell'VIII secolo, le stesse bandiere. E la loro capitale l'hanno localizzata nella città di Raqqa, in Siria. Ora, Bin Laden, che è morto tanti anni fa sotto la regia di un blitz americano guidato da Obama, era pericoloso fino a un certo punto, ma non pericoloso come gli ISIS. Vedete, il nazionalismo nell'Islam è un fattore troppo forte per essere soppresso nell'Islam, dopo che nel mondo, nei paesi musulmani, tanti hanno combattuto per riconquistare la loro indipendenza. Ciononostante, lo Stato Islamico, ISIS, crede che loro siano il califfato universale risuscitato, che segue il modello
dei quattro califi ben guidati, i Rashidun, che assunsero la guida della comunità musulmana antica dopo la morte di Muhammad nel 632. Questo periodo di califfato, dove gli stretti amici di Muhammad hanno portato avanti un buon jihad, hanno conquistato loro il primato del vero Islam, e che poi i veri quattro califfi ben guidati siano stati uccisi tra di loro in guerre intestine, questo fa presagire che non c'è tanto accordo tra di loro. L'ISIS si sta espandendo in un paese africano più vicino all'Europa, in Libia, ed è qua e mira a portare la Sharia. I dirigenti dello Stato Islamico hanno prodotto risultati concreti per arruolare ingegneri, professori, architetti, persone qualificate per riempire certi vuoti organizzativi nell'ambito della loro organizzazione terroristica. Hanno ingenti risorse finanziarie. Gli ISIS sono entrati in possesso di installazioni petrolifere in Libia. Gli ISIS, infatti, è un nemico molto temibile e molto ricco, tanto ricco. I terroristi dello Stato Islamico hanno delle giustificazioni coraniche per queste loro azioni orribili, per queste loro stragi, omicidi, e pubblicamente così ostentate? Lo vedremo nella prossima puntata, ampiamente. Per adesso vogliamo soltanto dare una pillolina, un'introduzione per la prossima trasmissione. I riformisti escludono esplicitamente un Islam violento, un Islam che faccia del male agli innocenti, ai bambini, agli innocenti, come ai bambini, agli anziani, alle donne. Però, nel frattempo, questi pacifisti, questi riformisti, non condannano mai pubblicamente gli atti di terrorismo che vengono perpetrati nel nome dell'Islam. Sono contenti di dire, di prendere le distanze dicendo che questo non è il vero Islam, ma non condannano mai gli atti terroristici. Queste persone che pretendono di agire nel nome dell'Islam dovrebbero essere redarguiti, condannati pubblicamente attraverso i media, ma questo non accade mai. Ci vediamo alla prossima trasmissione e vi diremo meglio perché i jihadisti hanno le giustificazioni all'interno del Corano e della Sunna di uccidere nel nome dell'Islam. Noi non facciamo questo per altro che per sapere realmente quello che non sappiamo abbastanza, ma dobbiamo sempre amare i nostri nemici. E questo è l'allenamento che il Signore ci richiede di fare, questo esercizio spirituale che Gesù ci chiede di fare perché Lui lo ha fatto per primo, prima di noi.